è stato questo rientro a scuola in presenza? Bello, perché ci voleva dopo tutti questi mesi anche solo rivedere gli amici e sono felice di ritornare a scuola. Senti, oggi lezione in presenza, ma farai anche la DAD, la didattica a distanza? Sì, perché facciamo al 50% la scuola al 50% e per esempio domani sarò a casa. Che ne pensi delle lezioni a distanza? Sono più semplici, però non saranno mai sostituite, non sostituiranno mai la didattica in presenza. Adesso che fai? Rientri a casa con l'autobus? No, perché a casa mia non ci passa l'autobus e vado con i miei genitori, è anche più sicuro. Ma ci è sembrato sicuramente più organizzato rispetto al primo rientro, però insomma non ci sono venuti molto incontro fra tutti i professori, eccetera, eccetera. In che senso? Che diciamo che non stanno guardando dal punto di vista degli studenti le nostre problematiche, ma più che altro tendono a voler proseguire il programma come se fosse una situazione normale. Quali sono infatti le vostre esigenze, le vostre problematiche? Sicuramente chiederemo un aiuto a livello di, insomma, spianare su più giorni i compiti in classe, interrogazioni e comunque anche un'altra organizzazione diversa da quella che c'è a scuola ora, perché cioè non funziona, potremmo durare massimo un mese così. La didattica a distanza per esempio potrebbe essere un problema per voi? Sì, perché anche la didattica a distanza è stato molto un problema anche per i professori, però sicuramente meglio di questa organizzazione. Per quanto riguarda invece i mezzi di trasporto, ti vieni con l'autobus? Non sempre, ora appunto mia mamma, vedendo che non c'è questa organizzazione, mi accompagna lei solitamente, però oggettivamente le linee non sono aumentate come si dice. Forse un po' emozionante. Preferisci? La campanella, ma ha colpito il fatto che abbiamo risentito la campanella e siamo potuti uscire non attaccati, ma... Preferisci in didattica a distanza oppure in presenza? No, io preferisco così, ma perché sono una persona a cui piace molto il contatto, quindi in questo modo è molto meglio. Guardare in faccia il professore è molto più tranquillizzante e la lezione va anche molto più fluida e riesci molto meglio a studiare. Adesso come ritorni a casa? Con l'autobus o...? Con l'autobus. Perché in DAD, cioè, mi distraggo molto più facilmente e capisco le cose molto più. Mentre in presenza no. L'organizzazione invece come ti è sembrata? Abbastanza bella. Adesso prenderai l'autobus per ritornare sì. A casa? Stamattina l'hai preso? Sì. C'erano gli steward alla fermata? No? Ok. Com'è stato questo ritorno in classe? Bello, però meglio a casa. Perché? Perché almeno c'è la distanza. Cioè non viene mantenuta, possiamo dire. Però meglio, cioè, da una parte c'hai cioè, i suoi pro e i suoi contro tutto quanto, perché a casa è più difficile seguire, dato che cioè, non c'è qualcuno che ti dice segui. Qui invece devi seguire per forza, però cioè, preferirei un po' più a casa io. Adesso prenderete l'autobus per ritornare a casa? Sì. Anche stamattina avrete preso l'autobus? No. No. C'era affollamento sui mezzi? No, ma la mattina non c'è mai, io lo trovo sempre ritorno. Al ritorno è più affollato, quindi... Sì, però ora è la prima volta che torno qua, dopo un mese. Non lo so, vedrò oggi come... C'erano gli steward però alla fine. Io non l'ho provato.